Benvenuti amici telespettatori ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo a Bagnoli del Trigno per il 50° trofeo di Topolino. Tra pochissimo vedremo sfrecciare lungo questa strada tantissimi ragazzi, bambini e davvero anche adolescenti per questa competizione che ha ben 50 anni. Allora siamo qui con appunto dei bambini che parteciperanno al prossimo turno. Allora venite con noi in questa puntata di Viaggio in Molise. Eccoci in compagnia di Angelo Camele, ex sindaco di Bagnoli del Trigno, ma organizzatore ufficiale di tutte e 50 le edizioni della Festa dei Bambini. Siamo al 50° trofeo di Topolino quest'anno e tra le sue mani, signor Angelo, abbiamo la fotografia, pensate, risalente al 1972 e dunque il primo trofeo. Allora, il trofeo Topolino. Ricorda quel giorno? E come se non lo ricordo, era sempre il 24 del mese di agosto, perché vedevo da ragazza che in tutti i paesi vicini questi grandi eventi, grandi cantanti, grandi orchestre, e i bambini chi li cura? Nessuno. Allora, non per ritorsione, decisi che allora mi devo inventare la festa di Topolino e iniziai questa prima edizione con tutti i bambini. Piano piano, da 10, 15. Circa 216 e oltre partecipanti fino ad ora per questo 50° trofeo. Allora, signor Angelo, dicevamo, alle sue spalle tutti i trofei che sono stati vinti e anche consegnati ovviamente a tutti i bambini. Questa è del 78. È una delle più antiche. 78, 72, quella lì, e questa. 78, ce n'era un'altra ancora, questa è del 2006. 2006, poi 2023, insomma abbiamo tantissime edizioni. Tutte quelle del trofeo di quest'anno come ricordo del 50°. Ovviamente vincono le coppe tutti i primi arrivati, tutti i primi. Ricorda un'edizione particolare? Ma l'edizione particolare la possiamo vedere dall'altra parte, quando Telemolise è venuto con Manuela Petesi a fare la premiazione dei bambini. È stato un anno che mi ricorda tante cose, che poi sai, i bambini bisogna acculturarli, e chi come te riesce a entrare proprio nel viatico dei bambini comincia a dire ma questo sì, sono cose da fare, non altre cose. E così piano piano io l'ho insegnato a tutti quanti, il rispetto con le persone. Buongiorno signora, buongiorno, arrivederci. E sono bravi, guarda, stanno qua, mi seguono continuamente e non mi chiamano, non mi hanno chiamato mai nessuno. Angelino, se tu entri da qualsiasi parte del paese, dice dove sta Angelino? Là, eccolo là. Ecco, anche per oggi per i bambini avete previsto tantissime attività e si è partiti già questa mattina con un trenino turistico e poi l'animazione, insomma che cosa avete fatto oggi? Stamattina oltre al trenino che è andato a Ruba, anche i conviabili, i bambini, tutto gratuitamente, sono andati tutti quanti a divertirsi fino alle due. Anche la merenda, il gelato, insomma diciamo, ci sono davvero tante sorprese. Alle 11 è stata data le pizzette a tutti quanti, calde uscite dal forno, le pizzette, e poi ho dato la merendina dopo la pizzetta, un dolce che ha fatto Valentino di Petronella, che c'è l'industria di dolciaria, l'ha regalata ai bambini, a tutti quanti i presenti, perché 50 anni fa 40 anni fa lei, la pasticcera di Valentino, vinse la coppa come questi bambini, e allora ha fatto omaggio ogni anno di questa colazione per i bambini. Poi alle 2 tutto a pranzo, adesso stanno a riposo perché alle 6:30 cominciano le attività.
di corsa, inizierà finalmente questa 50ª edizione del trofeo, e poi di nuovo sorprese per tutti, la sera ci saranno le premiazioni. La premiazione la facciamo all'orario, alle 10:30, poi il gelato, l'ho ordinato già tutti quanti, mi arrivano verso le 10:30, dopo di questo fuoco artificiale. E a nonna. Allora, con il signor Angelo, andiamo lì dove c'è la mostra fotografica, prego, e vediamo qualche edizione un po' più, diciamo, antica. Allora, qui vedo un bellissimo signore con questo completo bianco gessato, ma chi è? Forse è Angelo Camelli. Era lei? Qui di che anni parliamo? 72. Ah, sempre 72, quindi è questa... Di fatto questa foto... Sono gli stessi personaggi che sono qua. Senta, ma c'è qualche bambino che lei riconosce in questa fotografia che oggi vive ancora a Bagnoli ed è qui presente? Qui nel senso è vive a Bagnoli? Questo premiato sì, questo sta a Campobasso, questo purtroppo sta all'altro mondo, questo io no. Questo sta a Roma e qua sono tutti i bambini. Ecco, questa foto invece a quando risale? Questa è del 79. Ecco, bambini felici che corrono, che partecipano, qui si vedono tante altre fotografie come potete vedere i nostri telespettatori. Con questa attività che ho fatto ogni anno abbiamo la presunzione di dire campione olimpico Carlo Masullo, olimpionico di Seul, era ragazzino, le prime corse l'ha fatto con me, poi è andato a Seul, ha vinto la sua targa. Insomma, avete ispirato anche degli atleti. Sì, tre giocatori di Serie A. Renato Miele, Ciro D'Alessandro e Nicolino D'Ottavio di Agnone. Qui i primi calzoncini e magliette li ho dati a fare la corsa di Topolino. Ecco, vediamo qualche altra edizione dove ci diceva, c'era anche la nostra direttrice Emanuela Petescia. Dov'è? Vediamo, questa è un'edizione di quale? Del 2010. 2010, qui la riconosciamo, guardate quanti bambini, quanta adesione, quanta partecipazione. Eccola, la direttrice sta qua. Ah, eccola qua, la nostra direttrice, eccola, nella fotografia lì. C'è pure la coppa, alla fine. Bene, insomma tutto pensato a misura di bambino, ma soprattutto per far divertire questi bambini. Certamente, ma guardi quanta gente li segue poi tra l'altro. Guardate quante partecipazioni nelle foto, ma poi la vedremo sicuramente anche oggi, questa partecipazione. Qui c'è, come vedete, è stata allestita una mostra fotografica e c'è tanta gente che partecipa, che ovviamente è venuta a vederla. Tra l'altro Bagnoli diventa l'estate piena di, diciamo, di tassisti che rientrano insieme alle loro famiglie. Ma devo dire la verità, oggi qui a Bagnoli sono venuto da tutti i paesi d'intorno a fare queste manifestazioni, la conoscono già... Secondo loro è la migliore manifestazione per i bambini fatta sul territorio. Ma per arrivare a 250 iscritti fra poco, significa che sta arrivando dai Chiauci, da Civitanova, da Limosano, da Durone, da Campobasso, da Cercepiccolo. È venuto pure il sindaco di Cercepiccolo a portare i figli. Bene, dopo andremo ad intervistare anche tutti i piccoli partecipanti. Allora, in bocca al lupo per questa 50ª edizione del Trofeo di Topolino.